Ciao a tutti ed eccoci qua per un nuovissimo tutorial di OpenTunes, però non è solo OpenTunes, è anche un tutorial più breve per Blender, perché useremo i due programmi per fare una cosa molto interessante, ovvero caricare un video, una sequenza video in una colonna di OpenTunes. Bene, andiamo subito a vedere in Blender cosa dobbiamo fare. Allora, io apro un progetto già aperto. L'ho chiamato perfetto per OpenTunes, guarda caso. Andiamo in video editing. Eccolo qua. Questo è il mio progetto, è molto più lungo, ma ho selezionato una brevissima sequenza da poter renderizzare, per poter fare il rendering per poi importarlo in OpenTunes. Questa sequenza è solo una sequenza. Un po', tanto alla fine ci serve solo questa parte qua. Perfetto. Andiamo in default. Questo potete farlo anche con altri programmi se trovate vari formati, ma io ho trovato il formato perfetto che viene caricato da OpenTunes, perché alcuni altri formati non funzionano. Ho avuto diversi problemi, crashava, ma se voi settate in Blender Xvid come formato video e nei preset QuickTime e MPEG 4 DVX, non avete problemi. Ok, almeno io non ne ho avuti, spero non abbiate neanche voi. 25 frame, vabbè, tutto il resto diciamo dipende dal vostro video. Se sapete usare Blender sapete come fare. Qui mettiamo un nome diverso, perché questa è la prima cosa che avevo fatto, lo chiamiamo per tutorial. Facciamo rendering. Nei miei tutorial di Blender trovate anche come utilizzare Blender per fare un progetto. Dicevo, nei miei tutorial trovate anche come fare montaggio video con Blender, perciò se non sapete come fare, qui troverete sicuramente la soluzione. Beh, abbiamo fatto. Anche pausa un attimo, adesso siamo in OpenTunes. Cosa facciamo? Colonna, selezioniamo la colonna Files, carica livello. Per tutorial, eccolo qua. Ora qui abbiamo due, di solito queste due opzioni sono chiuse, dobbiamo scompattarle. Qui abbiamo il frame iniziale e il frame finale con cui vogliamo caricare l'animazione. Infatti potremmo avere un file molto più lungo e volerne caricare solo una decina di frame o qualcosa del genere. In questo caso li carichiamo tutti e 144. Compattiamo questa che è molto più interessante. Qui abbiamo auto e incremento. Di solito è tutto settato su auto. Se io metto incremento 1, step 1, incremento 8, ottengo 18 frame. Perché? Faccio vedere se seleziono 2, 36, perché praticamente mi caricherà solo il frame 1, il frame 8
il frame 16 e via dicendo. Adesso infatti facciamo carica, ricordiamo di mettere qui frame 1, se no verranno fuori due frame per ogni diciamo frame del nostro video iniziale. Carichiamo ed ecco qua, infatti abbiamo, rimpiccioliamo un po' qui, frame 1, frame 9, frame 17, prendiamo un po' a caricarlo e via dicendo. Perché è molto importante questo, diciamo, questa possibilità di avere i frame così distaccati a distanza di 8 frame addirittura uno dall'altro? Perché se noi vogliamo fare un'animazione, adesso in più, io adesso ho usato un video mio, ma se noi vogliamo fare un'animazione disegnando frame per frame, non dovremo farci tutti e 20 e frame 24 frame al secondo, ma potremo solo il computer che è lento perché ho aperto 3000 software, perciò non riesco a disegnare bene con la penna. Comunque, se noi adesso apriamo la finestra dei frame, ecco qua il primo frame. Il secondo frame, avremo già una posizione molto distaccata rispetto a come sarebbe stato il video, perciò possiamo fare un'animazione più con più scatti, ma comunque più veloce. Poi decideremo noi quante interframe mettere. Se avessimo scelto invece che 8, 4 o 2, avremmo avuto molto più lavoro da fare, ma anche più frame. Ecco, adesso mi sembra più veloce. No, per nulla. Con aperto Open Tools e Open Cast, troppo lento per riuscire a disegnare. Peccato, non posso farvi vedere. Comunque il concetto è questo. Ogni fotogramma seguiamo le linee, disegniamo i bordi, facciamo i riempimenti e alla fine avremo la stessa sequenza del video però disegnata. Dipende dal grado di abilità del disegnatore poi avere un disegno fatto bene o no. L'importante è che adesso sappiamo come utilizzare un file come traccia per poi disegnare il nostro cartone animato. Questo è molto utile nei movimenti frame per frame dei personaggi. Ed è anche utile se vogliamo fare qualcosa tipo un'integrazione tra un video, cioè immagini reali, e un disegno, ovviamente senza utilizzare software che ci rallentano in modo pazzesco il lavoro, come sto facendo io in questo momento. Bene, per questo tutorial è tutto, vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale, cosa a cui tengo molto. E scaricatevi anche Blender, perché anche Blender è un software molto utile, molto bello e soprattutto integrato con Open Tools vi dà la possibilità veramente di fare cose impossibili, cose incredibili. Grazie a tutti e ciao al prossimo tutorial.